Buongiorno ragazzi e benvenuti. Oggi all'interno di questo percorso sulle proposizioni completive in latino ci occupiamo in particolare delle completive con i cosiddetti verba timendi o verbi di timore. Andiamo a incominciare. Abbiamo detto già che ci sono diverse strutture latine che possono rendere la subordinata di tipo completivo. L'infinitiva, la completiva volitiva, quella di fatto, quella con quod, quella con appunto i verbi di timore di cui ci occupiamo oggi, con i verbi di dubbio, con i verbi di impedimento o di rifiuto e infine l'interrogativa indiretta. Attenzione, vale la pena però di fare una precisazione, ovvero sia che non ci sono corrispondenze univoche. Le strutture dalla 1 alla 7 possono, a seconda dei casi, avere valore soggettivo, oggettivo o epesegetico esplicativo. Se non vi ricordate cosa significa soggettivo, oggettivo o epesegetico esplicativo, andate a rivedere il mio video di introduzione al percorso sulle completive, quello in cui ne spiego i caratteri generali e chiarisco il significato di questa distinzione. Se invece è chiaro, possiamo passare oltre e andare a vedere che cosa sono esattamente questi verbi di timore o verba timendi. Sono appunto verbi, ad esempio, come timeo, come metuo, come vereor, cioè verbi che indicano aver paura, con sfumature diverse. Timeo è una paura emotiva dovuta a un senso di viltà, di debolezza. Metuo è la paura oggettiva, prudente di un male che incombe o che potrebbe oggettivamente verificarsi. Vereor è il timore religioso, la riverenza che proviamo di fronte a qualcuno che è enormemente più grande di noi. E poi ci sono alcune locuzioni, timor est, intimore sum, metus est, periculum est, che vengono considerate anche loro verbi di timore. A questo punto andiamo a vedere che cosa sono, come si costruiscono queste completive con i verba timendi. La prima cosa da dire è che in genere hanno funzione soggettiva o oggettiva. Quindi fanno da soggetto della frase reggente o da complemento oggetto della frase reggente. La seconda cosa da dire è che il verbo normalmente è un congiuntivo costruito con la consecutio temporum. Quindi, se nella frase reggente c'è un verbo al presente, il congiuntivo sarà al presente o al perfetto. Se nella frase reggente c'è un tempo passato, il congiuntivo sarà all'imperfetto o al più che perfetto. La cosa importante, la cosa strana di queste completive con i verbi di timore, però, è la congiunzione introducente. Perché? Perché se devo dire ho paura che, se temo che qualcosa avvenga, la completiva è introdotta dalla congiunzione ne. Timeo ne significa ho paura che. Se invece io ho paura che qualcosa non si verifichi, devo dire ne non oppure devo usare ut. Timeo ne non o timeo ut significano ho paura che non. Proviamo a mettere questa regola in degli esempi. Consenso affermativo. Ho paura che. Periculum est ne procella oriatur, cioè c'è pericolo che nasca una tempesta. Vedete che ne corrisponde alla congiunzione che. Guardate un attimo i verbi, c'è un presente nella frase principale, le due azioni sono di fatto contemporanee, ho messo un congiuntivo presente nella anche frase subordinata. Secondo esempio, immanio timore erant ne Caesar mortus esset. Ne, cioè che avevano molta paura che Cesare fosse morto. Anche qui vedete che nella principale c'è un verbo all'imperfetto, l'azione della subordinata è anteriore a quella della principale, avevano paura che prima Cesare fosse morto, quindi congiuntivo più che perfetto nella subordinata. Se invece andiamo a vedere gli esempi in cui la frase ha senso negativo, ho paura che non, nel primo esempio ho usato né non, metuo, cioè ho paura, né barbari, che i barbari, non victi sint, non siano stati sconfitti, a Romanis, dai Romani, né non, cioè che non. Verbo al presente nella principale, azione anteriore nella subordinata, congiuntivo perfetto. Nel secondo esempio ho usato ut, che è un po' più insidioso da tradurre. Verebar ut Deus nobis propitius esset, cioè verebar temevo che il Dio non fosse favorevole, non fosse propizio,
nobis, a noi. Vedete che, di indipendenza da un verbo di timore, la congiunzione ut si traduce con che, non. L'uso dei tempi è sempre regolare, imperfetto nella principale, le due azioni sono contemporanee, congiuntivo imperfetto nella subordinata. Quindi, in sintesi, quello che dobbiamo ricordare delle completive con i verbatimendi è proprio il problema della congiunzione introducente. L'uso delle congiunzioni di fatto è ribaltato rispetto a quello che noi ci aspetteremmo. Né vuol dire che, né non, oppure ut vogliono dire che non. Ci sono ancora due particolarità, due finezze da ricordare prima di concludere il discorso sulle completive con i verbi di timore. La prima riguarda la doppia negazione. Due negazioni si annullano, sappiamo. In questo caso a livello proprio logico. Non timeo ne, cioè non temo che, logicamente è equivalente a dire sono sicuro che non. Non timeo ne Cesar veniat, cioè non temo che Cesare venga. È come dire sono sicuro che Cesare non venga, non ho alcuna paura che possa mostrarsi, sono sicuro che non venga. Viceversa, non timeo ne non, o non timeo ut, significano non temo che non, e quindi sono sicuro di, o sono sicuro che. Non timeo ne non Cesar veniat, o non timeo ut Cesar veniat, significano non temo che Cesare non venga, non ho alcuna paura che Cesare possa darmi buca. Perché? Perché sono sicuro che Cesare venga. Questo tradurre non timeo ne con sono sicuro che non o non timeo ne non con sono sicuro di è una traduzione perfettamente legittima, anzi a volte, soprattutto in questo secondo caso, alleggerisce molto la costruzione della frase italiana. La seconda e ultima cosa da ricordare sui verbi di timore è che vereo e timeo con l'infinito significano dubitare, esitare, non temere. Marcia timet Paulum visitare, cioè Marzia esita a far visita a Paolo, non ha paura di far visita a Paolo. Spero che la spiegazione sulle completive con i verbatimendi sia stata chiara e abbia risposto a un po' di domande. Fatemi sapere nei commenti se così non fosse, altrimenti passate pure agli esercizi. Vi auguro buona giornata e a risentirci presto.